Sono Conny Maldonato della cooperativa ALI, Ambiente, Legalità, Intercultura di Palermo. E lavoro in questa cooperativa, mi occupo soprattutto del settore turistico. La cooperativa si sviluppa in tre settori fondamentalmente, uno dedicato alla ricerca, in particolare sulle tematiche dell'antimafia. Una dedicata più al settore scolastico, sempre sulle tre tematiche che sono anche il nostro acronimo, e quindi ambiente, legalità e intercultura. E poi siamo anche appunto un piccolo tour operator e agenzia di viaggi e proponiamo viaggi di turismo responsabile, soprattutto in incoming qua in Sicilia. Noi abbiamo sperimentato una serie di viaggi secondo quella che è la filosofia del turismo responsabile. E quindi in maniera particolare andando a valorizzare le comunità ospitanti o i luoghi meno noti ma molto significativi della nostra realtà siciliana. Per cui da diverso tempo, in collaborazione anche con l'Associazione delle Guide Turistiche di Palermo, proponiamo dei mini tour, dei cosiddetti trekking urbani domenicali, soprattutto per farvi scoprire la città di Palermo. Sono dei tour tematici, che quindi sono diversi dai tour classici che seguono soltanto la bellezza artistica delle chiese che si vanno a visitare. Questi tour mostrano veramente i lati più culturali, storici, di una città che ha vissuto tante dominazioni e ha avuto anche delle risposte contraddittorie nella sua storia. Uno per tutti dalla storia dei Beati Paoli, che è una setta che già dalla metà del Cinquecento è cominciata a imporsi, poi resa più celebre dal romanzo di Natoli dedicato ai Beati Paoli, e fino proprio al tour dei sapori, degli antichi sapori di Palermo, perché è una visione culturale della città attraverso i gusti che sono cambiati, tutte le dominazioni dall'Islam, e quindi la cultura araba, che ci ha lasciato anche a livello gastronomico tante testimonianze, sino al mercato della bucceria, dal francese boucherie, e quindi le macellerie che si trovavano proprio al mercato, ed ancora il quartiere ebraico, riescono a essere un modo per raccontare Palermo, in una misura diversa, in una visione che neanche a volte lo stesso palermitano conosce. Mi piace molto citare durante uno dei nostri percorsi di trekking urbano, in particolare quello sulla figura del genio di Palermo, una frase, che si trova al Palazzo delle Aquile, il municipio di Palermo. Sotto questa statua del genio, che è un po', una statua rappresentativa della città, una divinità pagana di buon auspicio e con tanti simboli. C'è scritto Panormus conca aurea, suos devorat, alienos nutrit. Di un'attualità incredibile, Palermo, la conca d'oro, divora i suoi figli, e nutre, gli stranieri. Questa è una storia continua di Palermo. Questa statua, mi piace ricordarlo, si trova proprio al Palazzo delle Aquile, dove la sede principale del comune, la stanza principale, è la stanza delle lapidi. E si chiama stanza delle lapidi perché là ci sono i nomi di Pio La Torre, di Mattarella, di tutti quei grandi della nostra anche politica che per gli ideali hanno chiaramente dato pure la vita. E raccontare quindi la nostra storia fino all'attualità, dandone un'interpretazione moderna di quella che è la storia della città, è molto bello, ed è molto bello insomma vedere come c'è un riscontro importante in questo approccio. Le difficoltà sono tante sia perché siamo di bene natura. Intanto perché siamo ancora un piccolo soggetto e quindi non è sempre facile discutere con le istituzioni. In questo senso, ci sentiamo anche molto,
rappresentati da ITR, dall'Associazione Italiana di Turismo Responsabile, e proprio quello che è successo in questi giorni, l'assemblea, il workshop, è stato un bellissimo modo per fare rete un po' con tutti i soggetti che condividono, ognuno adattandolo al proprio contesto, la visione di fare turismo responsabile, e crediamo moltissimo in questo strumento perché può essere appunto un modo per interloquire con chi ancora non riconosce, non capisce l'importanza di proporre un turismo diverso. Quindi ci sono difficoltà anche nel rapportarsi con gli enti locali. E altra difficoltà sta proprio nel fatto che stiamo parlando di un mercato ancora molto di nicchia, abbiamo delle difficoltà nel promuoverci bene. Devo dire che poi, un po' come credo tutti quanti gli operatori del settore del turismo responsabile, sono veramente gratificanti i ritorni da parte dei viaggiatori. A monte riuscire a veicolare il messaggio di quello che facciamo è complicato, perché chiaramente promuoverci è anche un impegno di costi economici che non sempre siamo in grado di poter andare ad affrontare. Parlare di legalità veicolandolo attraverso il turismo è secondo noi una di quelle vie che ci permette di parlarne promuovendo il nostro territorio. Sono due gli aspetti secondo me più significativi: uno, il lavoro con le scuole, e quindi un turismo responsabile che si coniuga con progetti di educazione alla legalità diventa un momento molto, molto bello, perché soprattutto i più giovani non conoscono bene le nostre storie di legalità, e fargliele conoscere attraverso un viaggio è una cosa molto, molto importante. Oggi è il 23 maggio e quindi è, diciamo, una giornata molto particolare per noi palermitani. Andando in giro in città si incontrano tantissimi ragazzi, tantissime scuole che si trovano qui fondamentalmente per una festa, ma sanno benissimo quello che è l'appuntamento che li lega tutti, il corteo che andranno a fare, l'appuntamento all'Albero Falcone. Quindi è un esempio di come lo strumento viaggio possa veramente essere significativo e veicolare un concetto come quello della legalità, non sempre facilissimo da spiegare, da comunicare. Quindi per noi questo è un ottimo modo per fare vedere le cose in maniera diversa, senza appesantirle e veicolandole nel modo migliore.